Può intervenire adesso l'onorevole Luciano D'Alfonso, prego. Anche da parte mia il grazie per questo Consiglio Comunale. Ringrazio anche per il sollecito forte che ho sentito da parte di alcuni cittadini in rappresentanza di mondi vitali dell'associazionismo competente. Mi hanno proprio colpito e coinvolto due interventi che, per quanto mi riguarda, guideranno anche il mio lavoro futuro su questo tema. Non sono proprio esterno rispetto all'argomento. Ormai a Pescara in Abruzzo una delle questioni che ci fa competenti, interni e non internali, è se si è stati o meno giuridicizzati. Io sono stato anche indagato per riuscire a fare la cosa giusta nelle aree di risulta, di cui dirò appena, ma mi faccio carico di raccontare tutta la storia in seguito. Qual è l'argomento all'ordine del giorno? La cosa giusta da fare nelle aree di risulta la possiamo supportare tutti insieme, al di là della distintività maggioranza e opposizione al momento, istituzioni, cittadinanza. Secondo me c'è lo spazio per creare una convergenza di sostegno, di spinte, in maniera tale che questo bene irripetibile non determini domani un pentimento. È vero che nella legislazione oggi si legge spesso di ravvedimento operoso, ma quando si ha a che fare con un bene, per quanto mi riguarda, donatoci dalle generazioni precedenti, forse anche abbiamo a che fare con il creato, perché un valore di questo tipo in una città senza suolo è davvero irripetibile e non si può sbagliare. Non si può fare il tentativo che poi magari uno ci rimette le mani per provare a correggere. Se allora è così, siamo davanti ad una realtà che ha il valore irripetibile per la città di oggi e per quella di domani. La nuova Pescara, per la quale passo dopo passo si sta creando un'adeguata convergenza di più e sempre di più tra i tanti, noi dobbiamo allora rintracciare il bandolo della matassa. Mette tutti d'accordo, dal sindaco che ha introdotto agli altri che si sono anche distinti, la centralità da funzione traino del parco. Un parco che non sia un obolo al colore verde, ma un parco che abbia la capacità di essere un'infrastruttura, richiamava una delle figure socialmente competenti che ci hanno guidato in questa sessione di democrazia aperta. Allora la grandezza di questo parco infrastruttura vale, la qualità delle essenze, ma soprattutto, ed è la parte che mi voglio riprendere io personalmente, come si determina il coinvolgimento della comunità, di quella pescarese, di quella che avrà a che fare con la nuova Pescara, ma questo sarà un giacimento di tutta la regione, ma anche di riferimento dell'Adriatico. Perché c'è una differenza tra il protagonismo, la centralità del parco di cui si sta dicendo e il manufatto della regione, per il quale non abbiamo antipatia, ce l'abbiamo lì l'antipatia, ma non rispetto alla funzione regione che pure vogliamo nella città di Pescara? Perché la struttura della regione non è capace di alcuna generatività, di alcuna prossimità generativa. E guardate, io so che in alcune città abruzzesi o è posto pubblico o non è, e guardo a chi fa esperienza regionale. In alcune città della regione o c'è l'accadimento del lavoro pubblico e al seguito quel minimo di vitalità che arriva, oppure non c'è nulla. La Guardia di Finanza, lo dico al sindaco emerito Mascia, è stato fatto con il segreto di Stato, e siccome sei un avvocato non dovresti avere difficoltà né a leggere né a ricordare.
non dovresti avere, lì c'era il segreto di Stato e tu lo dovresti sapere, perché hai anche lavorato per fare in modo che in questa amministrazione nel passato esplodesse la questione giudiziaria, della quale parleremo anche in seguito. Allora, rispetto alla Regione non c'è una contrarietà, è sbagliato pensare alla Regione lì, e adesso dico al centrodestra che governa pro tempore. Siete stati voi ad avere un'intuizione, che non è un'intuizione claudicante, immaginare la Regione nella City. Perché avete abbandonato così velocemente? Solo perché avete visto un foglio di carta della Procura? E allora io vi porto un foglio di carta della Procura con la quale determinazione scritta, non è vero che lì ci sono le irrisolvibilità. E lo dico io adesso sulla City, che non ho partecipato mai ad una cena o alla serata danzante che inaugurò quel progetto. Mi ricordo che c'era Mattoscio, c'era il sindaco del tempo e c'erano altri. Io non ho partecipato, eppure adotto quella iniziativa, perché ha la caratteristica della perifericità capace di restituire città alla città. Allora, colleghi che governate, perché non è possibile fare due successi? Uno, quello che è più coerente nelle aree di risulta della città. Due, quello che più può meritare il Palazzo della Regione in questa realtà urbana di 36 chilometri quadrati adesso e che poi crescerà ancora di più. Un'annotazione, dico, ragionando. L'ultima volta che si è fatta una grande opera pubblica a Pescara porta l'intuizione progettuale della Proger, la generosità ministeriale di Pomicino, una stagione di paura, correvano gli anni dei Mani Pulite, 1991, 92, 93, quando venne finanziato il palazzo, la città giudiziaria. L'intelligenza della città allora, dove guardò? Non guardò nell'ombelico della città per fare arrivare il Palazzo di Giustizia. E Monsignore Annucci in un qualche modo ci ricordava che quando venne fatto il primo palazzo lo si fece in uno dei seni della città. Perché si pensò lì, da quella parte lì che comincia a introdurre la periferia, la capacità di confine di Pescara? Perché le grandi strutture vanno lì, perché poi portano e donano riqualificazione ulteriore. Vedete, noi il costo di una teca lo abbiamo già pagato a Pescara. La teca di come si chiama? ICRA è una teca che sta lì, non fa del male a nessuno, non fa lettere anonime, lo dico all'avvocato Mascia, non scrive poemi, ma non è che doni qualcosa alla città. Noi non possiamo permetterci un altro Mammalucco, una volta dissi io, una casa matta, una teca che sequestri 10.000 metri quadrati per più piani al costo realistico, lo dico parlando all'ingegnere Rupp di questo dossier, non di 40 milioni di euro come è costata nell'ipotesi la City, ma se costa meno di 100 milioni di euro io mi metto a pulire i bagni di tutta via del Bagno Borbonico. Non è possibile che costi di meno di 100 milioni, ma perché 100 milioni lì? Se poi toglie valore, vitalità. E lo dico ad un sindaco, l'attuale, al quale io riconosco che ci sta mettendo motivazione, non sono tutti d'accordo con me, ma io ritengo che ci sia energia nell'azione che si sta facendo, però non va bene, pur di fare qualcosa facciamo accadere un cubo lì. Anche le carceri vogliono trovare una nuova localizzazione, è tutto pagato. Non c'è manco bisogno di affaticare il ragioniere che sta mettendo in ordine i fogli di carta. Attenzione colleghi, attenzione, ve lo dico con esternalità consapevole. Non è vero che per fare accadere qualcosa lì bisogna fare la prima cosa che capita. Questo è quello che voglio dirvi e sono pronto ad aiutarvi. Con il master plan dell'altra programmazione abbiamo messo sul tavolo 16 milioni di euro di marca regionalista di quel governo. Il PNRR adesso veicola in pancia dell'Abruzzo, totalmente considerati, compreso i soldi del nuovo settennio, 3 miliardi di euro. Ci possono uscire altri 20 milioni di euro per supportare la cosa giusta che serve alla città. Questo è l'appello, questo è l'invito. Grazie.
Può intervenire Augusto De